Eccoci di nuovo, ciao Alessandra, ben Ciao ritrovata. Erika, ben trovata. Allora, oggi abbiamo deciso di trattare un argomento piuttosto caliente. E visto se arriva l'estate, parliamo di cose calde. La trasformazione del mondo del lavoro. Che ci sia una rivoluzione in corso è abbastanza evidente, che non ce l'aspettassimo, e però ce la siamo trovati davanti anche questo. Tanto evidente e direi che sì, il lavoro in questo momento sta evolvendo veramente alla velocità della luce e ci chiama ad essere partecipi di questo cambiamento. La domanda è, vedendo io lavorando nel mondo del lavoro, sia dalla parte delle aziende che dalla parte dei candidati che avanzano costantemente delle esigenze, mi chiedo se siamo preparati a sostenere questo cambiamento, se siamo nelle condizioni di portarlo avanti, se per cultura o per nostra predisposizione al lavoro stesso possiamo essere nelle condizioni di far proprio questo cambiamento ed essere all'altezza di. Tu cosa dici? E soprattutto come fare se non lo siamo, perché Non lo siamo, bravissima. penso che in realtà pronti ad affrontare il cambiamento in corso siano molto molto pochi. Tendenzialmente bisognerebbe anche riuscire a capire il tipo di trasformazione. Quindi la prima cosa che mi piacerebbe sentire da te, come la definiresti? Questa trasformazione, dovessi delinearla con dei tratti a mo' di pennellate veloci. A mo' di pennellate veloci, una trasformazione che richiede delle competenze liquide, cioè dobbiamo avere delle attitudini che ci permettono di essere plasmabili in ogni contesto, magari anche nella stessa azienda. Possiamo costantemente essere chiamati anche a cambiare ruolo all'interno dell'azienda. Quindi dobbiamo formarci per attitudine, per talento o per necessità, delle competenze che ci permettono di essere, spostabili da un posto all'altro e costantemente, in maniera anche abbastanza costruttiva, non solo all'interno dell'azienda, magari dove siamo, impiegati, ma questo, ci potrebbe aiutare anche a riproporci meglio di fronte anche al mercato del lavoro, quindi a rimetterci in piazza con più competenze. Che visto dal mio punto di vista sarebbe una bellissima opportunità, Sarebbe una cosa, ma ma rischia di non esserlo. E guarda, questa è una delle cose sulle quali, beh, soprattutto per chi vuole cambiare lavoro, quindi sarebbe predisposto perché si trova in una situazione insoddisfacente, il conflitto più grande che abbiamo nella nostra testa è quello di continuare a ragionare per competenze assolutamente non liquide. Anzi, io faccio l'esempio riferito al fatto che continuiamo a ragionare come se fossimo in un mondo lineare, quando invece ormai è un assolutamente. mondo quantistico non lineare. E proprio invece la nostra formazione scolastica ci porta a ragionare per scatole. E questo ci impedisce di vedere invece tutto il potenziale che ci sarebbe dell'uscire dalla scatola e ragionare, come dici tu, in termini di competenze fluide, solo che questo comporta diversi ostacoli. Il primo è uscire dalla propria zona di comfort e il secondo, probabilmente forse il più difficile dal mio punto di vista, è affrontare la sindrome dell'impostore. Cosa ne dici tu? Assolutamente sì, assolutamente sì. Però la sindrome dell'impostore può essere vista sia dalla parte nostra, quindi sia noi stessi, che magari ci illudiamo non avendo fiducia in noi stessi, in no nelle nostre capacità, nelle nostre potenzialità, ma può essere anche da parte anche dell'azienda che ci mette in delle condizioni che o ti adegui molto velocemente, quindi in un certo qual senso, tra virgolette, devi essere anche un impostore, oppure il varco del cancello è immediato. Quando ho constatato proprio in quest'ultima settimana che è stata veramente alquanto pesante, per due motivi. Il primo perché
constatato che la soglia, l'avevo accennato forse qualche puntata precedente, però questa settimana si è proprio concretizzata. La soglia massima di assunzioni, di presentare dei candidati, si è drasticamente ridotta Sì. massimo 40 anni. Quindi capisci bene che una persona a 40 anni, sotto vari aspetti, non ha ancora una formazione completa. Ah, sì. Assolutamente. E in questa mancata struttura della persona, forse qui dovremmo intervenire con il concetto della competenza fluida, cioè sfruttare questa giovane età per scardinare quei punti che tu dicevi prima, che magari una persona in là con gli anni è ben incasellata, ha tanta esperienza, ma è ben incasellata. Un ragazzo di 30-35 anni forse potrebbe prestarsi a questa richiesta continua di trasformazione che avanza sempre più il mondo del lavoro. Tu cosa dici? Sul fattore dell'età è un tema complesso, nel senso che non è che possiamo continuare a considerare che gli over 40 o gli over 35 o gli over 25, perché sentite anche di quello, sono fuori dal mercato del lavoro, trovo che sia un abominio. E io penso che bisognerà venire ad una quadra presto relativamente a questa cosa, perché cioè, è una cosa irragionevole il patrimonio che viene lasciato da parte. Vero anche una cosa, e questo è sicuramente un elemento critico, che alla soglia dei 40 significa essere né millennials, quindi con le competenze digitali magari con le punte molto smussate, e né magari più altrettanto disponibili a fare tutta una serie di cambiamenti, di trasformazioni che ti chiedono di metterti in discussione, per le quali poi un'azienda sente di avere la necessità. Però al di là delle criticità legate all'età, io penso che per quanto riguarda la necessità di avere delle competenze trasversali, liquide, che possono essere riutilizzate in diversi settori, è indispensabile per ognuno oggi trovare il modo, trovare la via di affilare le armi, perché altrimenti ancora oggi parlavo con una persona che è riuscita a trovare, anzi non ha neanche trovato lavoro, è stata contattata da una grossa azienda importante, ma non certo per il suo curriculum, ma quanto per il fatto che aveva fatto un webinar da una parte, un contributo dall'altra, un personal branding forte su LinkedIn. Quindi, comunque il fatto di pensare al mondo del lavoro come qualcosa nel quale tu entri perché hai delle competenze, un titolo, un'esperienza, perché porti il tuo curriculum e questo sarà sufficiente, non basta né all'interno dell'azienda né per entrare dentro l'azienda. Quindi penso che sia assolutamente indispensabile oggi fare un piano d'azione per rivalorizzarsi e soprattutto comunicare il proprio valore a che ci sia fuori o dentro l'azienda, assolutamente. Quindi competenze liquide non vuol dire assolutamente improvvisare. Ecco, questo è un'altra cosa che sì, assolutamente. Sì, le competenze liquide non vuol dire improvvisare e soprattutto vuol dire una cosa che tendenzialmente un po' tutti noi abbiamo questo retaggio legato al fatto che studiare abbiamo già studiato, no? Ormai siamo laureati o diplomati, ho fatto il mio, ma che cosa devo ancora studiare? Mentre invece oggi più che mai è fondamentale continuare a formarsi ed è anche possibile farlo in maniera che una volta era impensabile, cioè pensano al fatto che tu ad oggi con qualsiasi dispositivo, un device, puoi fare corsi di tutto il mondo, dal MIT. Il problema vero è la disponibilità interiore ad imparare, le resistenze che abbiamo ad imparare, la difficoltà che abbiamo poi a ritenere le informazioni, perché oggi non è tanto la mancanza di informazioni che manca, quanto la capacità di interiorizzare queste informazioni, questa formazione e di trasformarle poi in competenze. Bravissima. Ma secondo te, guardando il nostro tessuto industriale, no? Secondo te, viaggia su due lunghezze d'onda diverse oppure abbiamo un sistema, un tessuto omogeneo? No, ma due, ne probabilmente quattro, cinque misure diverse a seconda
ma anche semplicemente della geolocalizzazione. Ci sono degli abissi dalla dimensione dell'azienda alla struttura interna dell'azienda, addirittura sul fatto che l'azienda sia guidata ancora a livello padronale di una vecchia generazione o sia stato fatto il ricambio generazionale e quindi ci sia subentrato un sistema di gestione diverso, a seconda del tipo di gestione. Perché se un'azienda funziona alla vecchia maniera, a prescindere da chi la conduce, giovane o vecchio, ma con i vecchi sistemi, piuttosto che un'azienda un po' impostata in maniera più avanguardistica, quindi con sistemi, faccio l'esempio, metodi lean, ottimizzazione, oppure anche in funzione del tipo di leadership. Cioè ci sono veramente in realtà tanti livelli e oggi penso che generalizzare in Italia più che mai. Poi non ho abbastanza esperienza all'estero per sapere come stanno realmente le cose, al di là di quello che ti dicono i media, che voglio dire, è tutto uno show e va bene. Però ecco, per quanto riguarda il tessuto italiano, veramente c'è di tutto il contrario di tutto. E penso che questo, dal mio punto di vista, sia in realtà una cosa positiva, nel senso Una che. ricchezza. A parte la ricchezza, è in realtà una cosa positiva nel senso che se noi riusciamo, e non è semplice, a fare astrazione da tutte le informazioni che vengono dal di fuori, i social e i media, così come abbiamo detto, che lavorano esclusivamente per alimentare il canale della paura, il canale del terrorismo, il canale del siamo tutti spacciati. Quindi se riusciamo ad astrarci da quello e ci focalizziamo nel cercare le realtà che funzionano, dal momento che veramente non è così generalizzabile, si possono trovare delle opportunità pazzesche. Guarda, poco fa stavo guardando il profilo LinkedIn di un ragazzo che ho conosciuto parecchio tempo fa e che adesso è entrato a fare il sales manager di una azienda che ha guadagnato un titolo americano molto in voga, lavorano nel marketing, quindi è il Two Comma Club, il club che viene dato al raggiungimento di una cifra di fatturato veramente importante. I titolari sono due ragazzetti di 21 e 24 anni, cioè probabilmente non arriviamo ai 25. Hanno un team di tutti i ragazzi under 30, vabbè, questa non è una bella notizia per i vecchietti come me, però al di là di quello, in realtà è che ci sono veramente delle realtà che funzionano, bisogna saperle trovare e soprattutto bisogna anche avere l'apertura, perché tante di queste realtà, siccome non sono quelle conosciute istituzionali, no? Non sono le grandi aziende per le quali tu vai, porti curriculum, bisogna anche essere disposti a fare quello che nel mio libro io dico il reverse engineering della garanzia, cioè il fatto di poter dire, oh, io ho delle competenze. Lo so, non puoi sapere se sono io la persona giusta per te, però mettiamoci alla prova. Vengo in una condizione alla quale tu sperimenti le mie competenze e lì te la giochi. Invece noi abbiamo tendenzialmente tutti un approccio più di tipo il datore di lavoro mi deve dare un posto, mi deve dire che cosa devo fare, io lo faccio e ottengo la mia paga. Ok, però possiamo anche dire che comunque le nostre aziende non sono preparate ad avere di fronte una persona con tante potenzialità. Tu che dici? Allora, di nuovo, generalizzando, purtroppo sempre In guardando le linea di informazioni. massima, io da quello che vedo, in linea di massima, quando un'azienda propone una persona con delle molteplici potenzialità che può e della flessibilità in quello che ha, sono quasi spaventate, forse perché non sanno gestire una persona che è poliedrica, che può essere utilizzata in diversi contesti, in situazioni di emergenza, diremmo piuttosto un jolly, ecco. Sembrerebbe quasi spaventata, vorrebbero alle volte il semplice candidato da incasellare lì, pur magari richiedendogli di fare ogni tanto qualcosa di diverso. Dal mio punto di vista, un'azienda così non ha la vita lunghissima, nel senso che sono le aziende dinosauro che continuano ad aspettarsi che funzioni il mondo alla vecchia maniera, che stanno sperando che il mondo torni alla vecchia maniera dove non ci tornerà irreversibilmente più. E quelli che non capiscono che l'avere un candidato proattivo, a prescindere dall'età, a prescindere dalla storia, ma che ha proattività,
che è un problem seeker, cioè uno che se li cerchi i problemi non in senso cattivo, ma per risolverli, quindi per produrre soluzioni, che ha una visione trasversale. Adesso c'è un pochino di movimento, non so se hai visto c'è il libro che è stato pubblicato di recente che si chiama Generalisti, c'è un altro libro, insomma, c'è un qualcuno che sta cominciando a far presente che le competenze verticali in scatolate forse oggi non sono così. Servono anche quelle, ma serve anche chi abbia la capacità di connettere e di mettere in rete competenze, abilità diverse. Io mi ricorderò sempre di una ricerca, un posto che stavano cercando un candidato, un ingegnere, che però avesse competenze di psicologia, perché doveva fare un'attività di user experience su un software e questa azienda non riusciva a trovare il candidato, perché evidente un ingegnere con competenze di psicologia, una passione. Ma qualcosa di complesso. Eppure una persona come me, infatti in allora io avevo già la mia strada e se no ci sarei andata perché era il posto giusto per me, ma era un'altra storia. Però in realtà per le persone che hanno come me una storia per la quale ho fatto un lavoro, però poi nel tempo ho acquisito altre competenze perché magari volevo fare qualcos'altro, ci sono delle opportunità. Certo, far arrivare questo come valore, trovare la realtà che lo cerca è ancora difficile. La sfida è riuscire a trovare chi è aperto abbastanza per comprendere che c'è un grandissimo valore nell'avere a che fare con risorse di questo genere. Che questo sia già una cosa diffusa, io sono dell'idea di no, anche perché secondo me comunque tanto nel tessuto imprenditoriale la situazione attuale ha generato una tale condizione di panico e di fronte al panico la prima cosa che si fa è chiudersi al cambiamento e non ci sono pochi quelli che hanno una visione. Oltre lo steccato. Eh sì, e in quei casi allora si pensa erroneamente, è lo stesso, è un errore proprio che sta nel come noi ragioniamo. Quando tu commetti non ottieni un risultato, pensi che il problema sia lo strumento che hai, cioè mi serve la macchina e quindi la macchina che ho non è abbastanza potente, mi servirebbe invece che un BMW, mi servirebbe un Ferrari. E sei convinto che la cosa, mentre invece probabilmente la cosa da pensare è che magari non è un'automobile che ti serve, magari ti serve, che ne so, un drone, magari ti serve un piccione viaggiatore, no? E quindi quando cercano quelle figure del candidato da incasellare, si sta solamente cercando un'automobile di una marca diversa per cercare di tappare la sensazione che le cose così come sono non stanno andando bene o per cercare di mantenere lo status quo. Assolutamente, forse piuttosto quest'ultima tua affermazione per consolidare lo status quo, perché quello che io ho constatato sul campo è la paura di perdere il controllo da parte di queste aziende di fronte a una persona poliedrica, versatile, plurifunzionale, capace insomma di risolvere anche l'irrisolvibile, tra parentesi. Che dovrebbe essere, voglio dire, l'oro, Il cioè top. più di così Dovrebbe cos'è? essere proprio la situazione ideale per ogni azienda, forse perché noi italiani non siamo abbastanza preparati ancora a questo cambiamento che comunque sta andando in quella direzione e sta viaggiando con delle marce veramente sostenute, Sì. solo che le aziende forse non sono abbastanza preparate a ingranare quella marcia e mettersi su quel binario di corsa. E purtroppo su questo il lato da cui agire è comunque il lato aziendale, per cui la domanda che ti faccio io è un candidato che si ritrova con queste caratteristiche a sbattere la testa una o due volte, che cosa gli consiglieresti? Di continuare a riprovare e assolutamente sì, di non demordere, perché alla fine si troverà l'azienda giusta nel contesto giusto con una visione più ampia. Perché le aziende, io dico sempre, più o meno sono tutte uguali, quello che fa la differenza sono le persone. Quindi andare a trovare le persone adatte nel posto giusto, nel posto adatto. Questa,
forse la sfida più importante per una persona che si approccia al lavoro, o meglio al cambiamento del lavoro, del proprio lavoro. E alle volte il cambiamento pensiamo che debba venire proprio all'esterno del contesto lavorativo. Cambio azienda, cambio lavoro, basta. Però noto anche che molti candidati magari potrebbero all'interno di quell'azienda stessa riproporsi con dei ruoli e delle competenze che magari hanno lì nascoste, ma che temono di metterle in evidenza. Quindi preferiscono cambiare fuori, cioè andare fuori da quella struttura, piuttosto che magari portare un valore aggiunto alla stessa azienda, perché si ha già un bagaglio culturale, si conosce già il know-how di quell'azienda, però andarlo magari a farlo evolvere, a impreziosirlo ancora di più di qualcosa che è di tuo, che stai portando all'azienda. E a questo riguardo, che consiglio daresti a chi tendenzialmente in queste circostanze dice sì, ma io non so come far, come propormi, no? Tanto che cosa vado a dirgli? Che consigli daresti? Guarda, il consiglio che gli darei è innanzitutto cercare di capire il rapporto che ha con i suoi diretti superiori, perché se sono persone aperte al dialogo, davanti a un buon caffè si può parlare di tutto. Se invece sono delle persone che temono il dialogo, che temono l'innovazione, allora lì bisogna un po' agire con tatto, un po' come dicevi tu prima, quell'ingegnere che avesse anche delle competenze di psicologia per entrare in sintonia con le altre persone. Però prima di uscire fuori dalla propria azienda e riproporsi ad altri, io farei un tentativo, l'incoraggio assolutamente a fare un tentativo all'interno della propria azienda. Poi, se si vede che c'è una chiusura, che il cambiamento non viene recepito o non interessa, allora possiamo portare, utilizzare anche questa esperienza come un elemento ancora di accrescimento del proprio patrimonio per portarlo fuori in altre aziende. E soprattutto mi permetto di aggiungere una cosa da valutare bene, è il come si comunica, quindi non è solamente il fatto giustamente dal punto di vista del rapporto umano. Tante volte si tende a pensare che sia sufficiente dire beh, io vorrei candidarmi per questo posto X. Molto diverso sarebbe se uno si presentasse con un bel progetto specificato da giustificare, motivato con le valutazioni, perché altrimenti sembra solo una pretesa, può essere percepito come una pretesa. No, assolutamente non deve essere una pretesa, deve essere un accorgimento e un valore in più che stai portando. E come tale va comunicato. Va comunicato, solo che lì hai messo anche il ditino nella piaga, perché non siamo abituati a comunicare, non lo sappiamo fare nelle modalità corrette e giuste, e questo ci limita parecchio. Anche perché molto spesso c'è anche solamente a livello di approccio, se non si utilizza, se non si pensa comunicativamente l'effetto che può fare l'attività che stai per comunicare, puoi alzare dei muri, perché comunque è come quando in una coppia cerchi di dire voglio fare una cosa, è solo il fatto che sia un qualche cosa di diverso è percepito come un ennesimo rischio, quindi tante volte magari dall'altra parte non ci sarebbe realmente una vera chiusura o quantomeno. Brava. Cioè, io sono stata abituata in questo da mio papà, è fantastico, ma mio papà gli dice una cosa e lui dice no. Poi in realtà dopo un po' è capace che quell'idea lì l'ha avuta lui, ok? Però adesso in realtà è una forma mentis, ho fatto lui perché è l'esempio più innocuo che posso fare, perché vuol dire papà è papà e anche se dovesse sentirmi pazienza mi vuole bene uguale. Ma in realtà è una modalità che è diffusissima, tanto più uno è al comando di qualche cosa, la prima risposta tendenzialmente che si ha è no, perché sono già in realtà secondo me il paraverbale che c'è sotto è io sono già oberato da tutto quanto quello che sto mantenendo in piedi sulle mie spalle, non ho voglia di gestire una novità. Bravissima.
Ma se con calma e se tu sei convinto che quella novità possa realmente portare un miglioramento, è tua responsabilità comunicarlo in maniera adeguata e far sì che questa cosa arrivi. Anche perché poi, passata la resistenza, le informazioni, le persone sono intelligenti, quindi di fronte ad una persona intelligente, ci si può Ci discutere. deve essere per forza. Quindi vedi, anche la comunicazione potrebbe rientrare a far parte di quelle competenze liquide che ci permettono di interagire correttamente con altre persone all'interno dello stesso contesto, all'interno dello stesso team, pur magari non perdendo di vista l'obiettivo finale del progetto o del compito che ci è stato assegnato. Io aggiungerei anche una cosa relativa al fatto che comunicazione, siccome ce ne è parlato troppo, e penso poi nelle aziende ci sia anche tutti di dritto di rovescio hanno fatto un corso di comunicazione sulla modalità verbale, paraverbale, non verbale, sul fatto del rispecchiamento, su come ti devi mettere. Secondo me ci siamo dimenticati che la comunicazione non è forma, è anche sostanza. Quindi Brava. se è quello che devi comunicare, noi sottovalutiamo, invece il mio periodo nel quale sto rientrando, ho una bambina che ovviamente con questa cosa della dad, mica dad, per cui sei dentro e fuori, la devi insegnare. E mi sto rendendo sempre più conto di quanto sia difficile insegnare, sia veramente una professione difficile, perché nel momento in cui tu pensi, noi siamo, ognuno di noi evidentemente ha la sensazione che se io ho un'idea chiara, la dico, quell'idea, essendo chiara per me, deve essere chiara per l'altro. Se fai un esperimento didattico qualunque, ti rendi conto che per quanto tu possa avere le idee chiare, non è detto che la tua chiarezza entri direttamente nell'altro. Assolutamente. Questo succede nei rapporti di lavoro molto, molto, molto più spesso di quello che pensiamo. E non è che se tu fai il rispecchiamento, se ti metti nella stessa posizione o se parli con il sorriso, se non riesci a capire come trasferire la tua chiarezza in una chiarezza nell'altro, non ce la puoi fare ad ottenere il risultato desiderato. Solo che a noi mancano le competenze molto spesso di riuscire a trasferire questa cosa. Pensate che c'è il CNR, Centro Nazionale Ricerche, che ha tutta un'intera parte di formazione, sta collaborando con una grossa società di formazione, eccetera, sui fondamentali dell'apprendimento, perché si sono resi conto di quanto sia difficile questa competenza trasversale reale, applicata realmente. Quindi anche di fronte a questo, no? Quando diciamo, ma io ho provato a dirglielo, sì, ma come gliel'hai detto? Come gliel'hai detto? Esattamente, come gliel'hai detto, e lì si apre un mondo, perché apparenza o sostanza sono due cose che secondo me non possono prescindere l'una dall'altra. Perché Assolutamente. se hai un bel progetto anche lavorativo, soprattutto lavorativo nel nostro caso, ha della sostanza, ma nella sua apparenza è spoglio, è privo di appeal, non ci comunica nulla, pur essendo un bel progetto, pur avendo della validità intrinseca, dall'altra parte il datore di lavoro potrebbe non interessare, non trovarlo utile per la propria azienda. Quindi è importante nelle competenze liquide far rientrare anche, far cogliere l'importanza del saper comunicare in maniera corretta in termini di sostanza, ma anche in termini di apparenza, di forma. Bene, io direi che ne abbiamo coperti anche oggi di punti e di spunti interessanti su cui lavorare e su cui riflettere. Assolutamente sì. Io ti ringrazio come sempre del tuo tempo, della tua disponibilità e ti auguro un buonissimo fine settimana. Anche a te. Un abbraccio. Ciao cara. Ciao.